Attimi di paura ieri pomeriggio durante il corteo storico della giostra della Saracino lungo Corso Italia, pochi minuti prima dell'ingresso in Piazza Grande di giostratori e figuranti. Un cavallo della casata di Porta Crucifera si è infatti improvvisamente imbizzarrito seminando il panico. L'animale ha prima ferito lievemente una mamma di 38 anni e suoi due bambini che stavano assistendo alla sfilata e poi addirittura si è infilato all'interno di un negozio travolgendo la commessa che si trovava sulla porta del locale. Ho visto il cavallo entrare, cioè c'è stata un po' di confusione qui. Il cavallo si è imbizzarrito e è entrato dentro. Cioè, qualche momento di paura c'è stato? Certo, è andata bene, insomma, perché poteva andare anche peggio. È entrato proprio dentro il negozio il cavallo? È entrato proprio dentro, sì, tutto dentro. Poi è scivolato, è caduto, poi è riuscito. Ma cosa avete pensato in quei momenti, in quegli attimi? Poi è arrivata la polizia, ci hanno mandato tutti dentro. Non è che una cosa che capita spesso, insomma, è la prima volta che... Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine presenti in massa lungo il percorso dal Duomo a Piazza Grande. Si è reso necessario anche l'intervento dei sanitari del 118 per i tre feriti. Fortunatamente per tutti è stata sufficiente una rapida medicazione, ma indubbiamente è stata molta la paura nel vedersi piombare addosso l'animale. Oddio, oddio!